simplement. Il mériterait d'être restauré. Allora, questo documento appartiene al fondo del monastero di Chantilly, dunque a Sorgue, una località vicina, dove questo monumento, questo convento era stato fondato proprio dal nostro cardinale Annibaldo di Ceccano. Il documento si presenta sotto forma di rotolo, quindi non è stato ancora appiattito, e si trova conservato in questa scatola di cartone neutro. Il n'a plus de sceau, de cire ou de bulle de plomb. Non c'è più il sigillo. C'est pas conservé, c'est fragile. Sì, perché i sigilli erano di cera o di piombo, quindi molto fragili, allora si sarà rotto nel tempo. Si, toi tu veux ça. Sì, guarda, va bene. Alors, il y a les premiers termes du testament, c'est la présentation du défunt qui remet son âme à Dieu. Sì, il testo comincia con la presentazione del defunto, quindi del cardinale Annibaldo, in previsione della sua morte, che rimette la sua anima nelle mani di Dio. Ensuite, dans les lignes 9 à 15, à peu près par là, voilà, il précise qu'il demande des prières pour son âme et pour le pardon de ses péchés. Quindi poi precisa subito dopo la richiesta di preghiere per la sua anima, per il perdono dei suoi peccati. Queste le formule d'inizio dei testamenti. Ensuite, il prévoit ses obsèques. Si jamais il meurt à Avignon, il veut qu'elle soit célébrée à la cathédrale. Quindi prevede già eventualmente i suoi funerali. Se nel caso dovesse morire a Avignone, avrebbe voluto che i funerali si celebrassero nella cattedrale Notre-Dame-des-Dons. Mais il prévoit aussi une célébration à Ceccano. Et prévede anche una celebrazione a Ceccano. Et son vœu le plus important, c'est d'être enterré avec son oncle, enfin dans le tombeau prévu par son oncle, à Saint-Pierre de Rome. Ed il suo grande voto, desiderio, era quello di essere seppellito a San Pietro a Roma, nella stessa cappella sepolcrale dello zio Jacopo Stefanesti. Ensuite, il prévoit que ses exécuteurs testamentaires paient ses dettes et tout ce qu'il doit en ce monde. Alors, i suoi esecutori testamentari sono è previsto che devono pagare i suoi debiti e tutto quello che è dovuto alla gente. Puis suivent les fondations. Alors, il va faire d'un très importante fondation, mais il va en faire peut-être un peu trop et des legs très importants, ce qui fait qu'il n'y aura pas forcément assez dans sa succession pour payer tout ce qu'il a voulu faire. Prevede un po' grande, ecco, questo cardinale, perché prevede tutta una serie di fondazioni molto importanti, ma molto importanti più del denaro che ha. Quindi molte di queste sue questi suoi desideri non possono essere realizzati perché non ha soldi abbastanza per prevedere tutte queste fondazioni, ma comincia grande. Alors la première fondation c'est celle du couvent des mineurs à Ceccano. Quindi la prima fondazione è quella dei monaci, dei frati minori di Ceccano. Vers les lignes 54, c'est celle des Célestins de Sorgue. Poi la fondazione del convento dei Celestini di Sorgue. Après, il y a des chapelles à Notre-Dame-des-Dons. Delle cappelle, la creazione di cappelle nella cattedrale Notre-Dame-des-Dons. Une chapelle Notre-Dame à Ceccano. Una cappella di Nostra Signora a Ceccano. Et puis la maison des écoles de Rome. E la, quella molto importante, la fondazione della scuola di Roma. Ensuite, il y a les legs. Là, on est à peu près à la moitié, hein. C'est vers la centième ligne. Vous avez des petits papillons bleus, là, avec les numéros sì, des lignes. Sì, numéro delle linee, sì, verso la linea numero 100. Et ensuite, ce sont les legs en argent. Poi i lasciti in denaro sono abbastanza importanti anche. Alors, il y a un leg important pour qu'on célèbre des anniversaires à Ceccano. Un lascito importante di soldi perché vengano celebrati gli anniversari di morte, di nascita a proprio Ceccano. Et puis, la fin du testament, là où il y a les petites étiquettes, ben, il y a le nom de ces exécuteurs testamentaires, des cardinaux, des évêques, des gens d'église, et puis la demande de l'acte notarié au notaire, et le dernier paragraphe, c'est la signature, c'est le notaire qui certifie qu'il a rédigé cet acte conformément aux volontés du cardinal, qu'il a daté et signé.
Quindi alla fine invece dai i nomi di tutti gli esecutori testamentari, pardon, che sono cardinali, vescovi, genti di chiesa, e alla fine del documento c'è l'attestazione, l'attestato pardon, del notaio che dichiara di aver redatto questo documento e di aver rispettato le volontà espresse dal defunto. Et la signature prend la forme d'un dessin qu'on appelle un saint manuel, vous voyez en bas. La firme, c'est la signature du notaire. C'est son saint, oui. Et puis après, il y a sa signature en toutes lettres. La firme del notaio porte un piccolo disegno che viene chiamato Emmanuel. Saint Manuel. Sì, fatto alla mano, fatto a mano. E poi subito dopo la firma del notaio. Prima un disegno, poi la firma. Vous aviez parlé beaucoup la dernière fois. Si.